Amici di Punto Sport, eccoci qua lunedì, naturalmente appena finito le feste per quanto riguarda il Natale, spero l'abbiate passato bene. Santo Stefano in onda con una puntata un pochettino diversa, on the road, come la definiamo noi, nel senso che noi in questo momento ci vediamo qui in studio, però tutti i servizi sono stati effettuati in esterna. Abbiamo incontrato tanti personaggi, tutti quanti hanno a che fare con lo sport, chi col calcio, chi col karate, chi con altre tipologie di sport. Abbiamo parlato di sport e non solo. Sarà sicuramente una puntata diversa, una puntata che noi ci auguriamo, io, l'amico Gianluigi e tutto il resto dell'equipe di RTA si augurano che sia di vostro gradimento. Poi dal 2 di gennaio riprenderà il classico Punto Sport con gli ospiti in studio. Puntata diversa questa di Punto Sport perché è un po' itinerante, va a visitare i vari ambienti di allenamento delle varie tipologie di sport. In questo caso siamo nella palestra comunale con l'amico Massari e parliamo di karate, per cui quanto può essere utile fisicamente, quello che è stata la tua storia in questo anno insieme alle tue ragazze e ai tuoi ragazzi. Insomma, parlaci un po' di questa tua annata. Niente, buonasera a tutti. Innanzitutto, sì, l'annata è stata sicuramente molto buona quest'anno. Si è chiuso il quadriennio olimpico e quindi sono uscite anche le classifiche annuali e anche quelle quadriennali. E come società abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Siamo arrivati nelle prime 100 società, esattamente 99esima società su 600 che hanno avuto, quasi 600 che hanno avuto un punto. Ricordiamo che però tutte le società iscritte alla FILCAM sono quasi 1200, quindi un ottimo risultato direi perché abbiamo solamente 8 atleti che possono fare punti nella squadra agonisti e quindi un lavoro direi molto basato sulla qualità più che quantità, ecco. E cos'altro dire? Uno sport questo sicuramente molto completo, sia da un punto di vista coordinativo, mobilità articolare, capacità condizionali, e quindi i ragazzi devono, prima di arrivare a un alto livello, sia da un punto di vista fisico, ma anche a livello teso come agonistico, devono sicuramente fare degli step che per noi sono indispensabili, quindi mobilità articolare, velocità, rapidità, proprio perché lo sport poi si basa su questi tempi e su queste caratteristiche. E quindi uno sport altamente completo e soprattutto poi visto anche in visione non solo sportiva, ma anche un metodo di autodifesa che con i tempi che corrono Non sicuramente guasta. non guasta mai, anche se comunque noi al momento lo vediamo solamente come sport, ecco. Adesso andremo tra poco in palestra e ci farai vedere alcune cose, no? Perché le ragazze si stanno riscaldando e ci faranno vedere qualche mossa, qualche movimento, qualche colpo, no? Sì, tra l'altro adesso siamo in preparazione perché il 21 di gennaio ci sarà la Coppa Italia per rappresentative regionali e molto probabilmente avremo 4-5 componenti della nostra società, essendo anche quinta classificata come società nella regione Emilia-Romagna e terza nel comité, abbiamo degli elementi validi che saranno sicuramente, almeno ci auguriamo, convocati per questa gara e quindi siamo in piena preparazione per prepararla al meglio. È sempre, un campionato italiano, però per rappresentative regionali. E quindi dico una competizione sempre molto sentita e molto bella. Ecco, intanto possiamo riprendere anche questi splendidi manifesti che naturalmente tracciano un percorso annuale, niente male. C'è qualcosa che vuoi? So che tu sei diventato anche maestro ultimamente. Sì, ho acquisito la qualifica di maestro, il grado anche di quinto dan, proprio qui il 20 di novembre a Ostia Lido, a Roma. L'esame è stato fatto un corso di una settimana, poi ho sostenuto l'esame sabato.
E niente, per partecipare ho dovuto fare un bando di concorso e grazie ai risultati dei miei ragazzi e della società sono riuscito, c'erano solo 25 posti in tutta Italia, sono riuscito a essere, diciamo, preso nei 25 con il 13° risultato. E niente, quindi sicuramente un grandissimo traguardo per me e per la società, ma sicuramente questo merito, cioè dico di essere stato preso al corso da maestro, lo devo sicuramente ai miei ragazzi e ai risultati che hanno ottenuto, perché nel bando di concorso, oltre ai miei titoli personali che ho avuto in gioventù da agonista, ha contribuito sicuramente molto i risultati delle ragazze. Ne abbiamo appunto tre nella commissione, nella, diciamo, selezione della nazionale giovanile, quindi cadetti e junior, e tutti i vari titoli che hanno vinto ai campionati italiani, alle gare a ranking, vari Open d'Italia, Open di Toscana, Venice Cup. E quindi veramente devo ringraziare appunto loro, perché l'allenatore ci può stare, può essere bravo, competente, ma alla fine poi sono i ragazzi, gli atleti, quelli che si sacrificano e, diciamo, mettono in campo le loro energie, le loro capacità. E quindi sicuramente devo ringraziare soprattutto gli atleti per questo grande risultato. E come diceva prima Giovanni, questi sono anche i manifesti delle gare che organizziamo qui a Borgo Val di Taro. L'anno scorso, beh, quest'anno nel 2016 abbiamo fatto terzo Gran Prix Valceno Valtaro e anche il trofeo CONI regionale, quindi tre campionati regionali organizzati dalla nostra società. E vabbè, queste sono le altre edizioni, e quella lì è una gara dove c'è la Sara Cardin, campionessa del mondo in carica e campionessa europea quest'anno, abbiamo preso il manifesto, una gara a cui abbiamo partecipato quest'anno. Come dicevamo prima, adesso Emanuele ci presenti non tutta la tua squadra, perché so che manca qualcuno, le ragazze di Bardi mancano, però intanto presentiamo queste qui che direi che è più che mai valida la formazione. Sicuramente. Allora, Del Nevo Emily, cintura nera secondo Dan, terza ai campionati italiani juniors 2015. Massari Cecilia, cintura nera primo Dan, terza ai campionati italiani esordienti B 2016, e poi vabbè, ha vinto altre gare a ranking quest'anno. Zucconi Alice, medaglia di bronzo ai campionati italiani esordienti A. Giorgia Massari, esordiente A, è il primo anno di agonismo, ha già fatto qualche medaglia a livello regionale e seconda all'Open Mondiale di Lignano, categoria esordienti A. Giada Morelli, esordiente A al secondo anno, è reduce dal secondo posto al campionato italiano Xen che si è disputato a Fidenza, cintura marrone, e anche lei ha disputato altre gare, vincitrice del trofeo CONI nella categoria meno 47 kg, organizzato qua a Borgo Taro. Sofia Morelli, lei ha le prime armi, esordiente A, anche lei ha cominciato quest'anno a fare le gare e qualche risultato l'ha già avuto. Anche lei ha vinto la categoria meno 37 kg del trofeo CONI Emilia-Romagna. Sofia Costella, anche lei è una delle nostre ragazze, esordiente B. Sara Costa, anche lei esordiente A, secondo anno, cintura marrone, anche lei ha fatto qualche gara e mi sembra che sia arrivata quinta, sì, quinta al trofeo CONI quest'anno nella categoria meno 53 kg. Poi mancano Giorgia Tedaldi, cintura nera primo Dan, che è a Bardi, e anche lei è una di quelle ragazze che è stata convocata ai raduni della nazionale giovanile.
ha fatto il secondo all'Open Mondiale di Lignano quest'anno, poi terza all'Open d'Italia di cui abbiamo visto prima il manifesto. Poi c'è Lamberti Andrea, anche lui cintura nera primo dan, e vice campione di Italia Xen, anche lui medaglia d'argento 10 giorni fa a Fidenza e più volte campione regionale. E poi Letizia Berzolla, anche lei è di Bardi, cintura nera primo dan, anche lei classificata alla Venice Cup, medaglia di bronzo, vice campionessa regionale, insomma anche lei ha i suoi titoli. Insomma, come dicevo prima, una squadra super titolata e grazie a loro il posto che abbiamo in classifica nazionale è sicuramente di tutto prestigio. Teniamo presente che il 99esimo posto che abbiamo adesso è della classifica quadriennale. Nelle classifiche, quindi, nelle classifiche del 2016, solo dell'anno 2016 e dell'anno 2015, abbiamo fatto dei risultati migliori. Abbiamo fatto nel 2015 il 55esimo posto e nel 2016 il 78esimo. Chiaro che questo 99esimo del quadriennio è una media, perché i primi due anni, siccome esordienti A come sono Sofia e Giada e Giorgia, non fanno punti ai campionati italiani, solamente gli esordienti B e i cadetti. In pratica il settore giovanile proprio dell'esordiente A non fa punti, perché nel 2013 abbiamo avuto sia Cecilia che Alice, vice campionessa d'Italia e medaglia di bronzo ai campionati italiani, però non hanno conferito nessun punto alla società perché l'hanno fatto come esordienti A. Quindi diciamo che è una media questo qui del quadriennio dei 4 anni. Sicuramente dal 239esimo posto del quadriennio 2008-2012 abbiamo fatto un bel salto in avanti. Adesso vediamo alcune tecniche, alcuni colpi, ce lo spiegherà il maestro, quello che staremo per farvi vedere. Mettiti con la Sofi, che siete un po' più alto. Giada, mettiti di qua. Giorgia, mettetevi di qua, mettile di là loro, dai. Sì, dai. Via. Allora, adesso io ti cedo il microfono, tu ci spieghi qualcosa. Ah sì, allora adesso le... vediamo nelle immagini, le ragazze stanno facendo un po' di riscaldamento, braccia e gambe, come potete vedere, dicevamo prima, la velocità è sicuramente molto elevata, devono essere esplosive, e nel karate i colpi alla testa con le gambe vengono contati 3 punti, mentre i pugni sempre 1 punto. Poi ci sono tecniche di proiezione, come possiamo vedere in questa parte sulla sinistra, dove lì vengono anche queste, se chiuse con 1 punto, valutate 3 punti. Ok, adesso siamo entrati in una fase dell'allenamento un po' più specifica sulla parte tattica, dove l'atleta a volte si può trovare in una posizione sfavorevole, tipo essere costretto all'angolo del tappeto, allora deve cercare di uscire da questa situazione senza subire punto, quindi spostandosi, evitando i colpi e magari cercando anche di mettere il colpo di rimessa per passare in vantaggio. Nel karate ogni volta che una tecnica viene messa a punto, quindi viene assegnato il punto all'atleta che l'ha portata a termine, viene interrotto il combattimento e viene assegnato il punto. In questo caso loro continuano a combattere anche per cercare di fare il fiato e dare un po' più di continuità all'azione. Ashme, ai. Adesso stiamo facendo una simulazione di gara dove le ragazze devono cercare di fare il punto. Sì. Ehi, Ami. Dai, via, Suzuki te, ripartire.
Ehi, a me. Vai, su so che te a me. Ehi, a me. Ehi, ami. Alice Uramawashi. Suzuki te, ajumi. Ehi, ami. Stop. Continui petrolio, gotera di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano. La qualità più alta delle carni macellate in loco. Le nostre carni sulle tavole di tutti noi. Carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del pane di Binacchi, Sandro e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo, nuove proposte, cerimonie sposi, uomo, donna. Abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditaro, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Gioielleria Romano Abedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Breitling, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. La grande esperienza e professionalità dell'Ottica Spagnoli a Bedonia, Pontremoli, Villafranca, vi offre una vastissima gamma di montature made in Italy. Firme del momento, il tutto con le migliori garanzie, soddisfatti o rimborsati. Con le lenti Zeiss made in Germany vedrai cose che non hai mai visto. Opportunità Ray-Ban, occhiali da vista a partire da 199 euro.
Proteggi la tua vista e migliorala. Ottica Spagnoli a Bedonia, la trovi via Garibaldi 62 con telefono 0525 82 4007. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Dalle antiche tradizioni della nostra montagna rinascono le torte di verdura come facevano una volta le nostre nonne. Da qui nasce il nome del negozio della nonna, a Bedonia. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della nonna inoltre è anche pasta fresca con tortellini, anolini, pansotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna Bedonia. Quanta fatica devi fare per bere un bicchiere di acqua buona? Con EcoPiù risparmi fatica e tempo. Pratico, semplice, conveniente. Acqua non filtrata, acqua effetto doccia, acqua filtrata direttamente dal tuo rubinetto. Tutta l'acqua che vuoi a soli 10 centesimi al litro. Offerta lancio 98 euro. www.ecosrl.it. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro. 0525 920068 il telefono. Pellets di primissima qualità. Bio Pellets, produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di dicembre a euro 4,14 al sacco di chilogrammi 15. Il professionista del legno, Centro Legno Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5, Borgo Taro. Ricordo che sono gli ultimi giorni per prenotare un mega galattico cenone di San Silvestro con tanta musica, tanto divertimento presso l'osteria Pontelecca, località Pontelecca tra il comune di Bardi e il comune di Bedonia. Prenotate in fretta il vostro cenone dunque all'osteria Pontelecca. Bar Odissea a Borgo Taro per vivere l'emozionante arrivo del nuovo anno, sabato 31 tutta la notte sino al cappuccino e brioche con tanta musica con DJ Ruggeri. Inizia con noi la festa, un'avventura meravigliosa. E camminando on the road in via nazionale a Borgo Taro in questa area di festa ho trovato l'amico Fiorello, grande musicista, al quale, visto che è da poco stato consegnato il prima Dylan assente, Patti Smith smette, si commuove, piange, riprende, 1500 persone si alzano in piedi, applaudono Dylan che sino a ieri l'altro l'hanno quasi osteggiato. Penso che è la forza della musica, che è la forza di un grandissimo come Dylan, il quale fino all'ultimo è stato coerente con se stesso. Cioè, lui ha vinto questo Nobel meritatamente, perché lui è stato un menestrello degli anni 60, grandissimo autore di testi, canzoni indimenticabili, eccetera. Però chiaramente lui, vincendo questo premio, ha coronato quella che è stata la sua carriera splendida, eccetera. Però è stato coerente con se stesso, quindi sai che lui è molto... osteggia queste manifestazioni, eccetera. Poi si nota anche nei suoi testi, non gli piace apparire, preferisce essere più che apparire, per cui lui, non essendosi presentato, è stato, mi ripeto, coerente con se stesso. Ecco, conoscendolo almeno dai testi e dai libri, centinaia scritti su di lui, ultimo appena uscito, ti chiedo, andrà a fare questo concerto che ha promesso, dove naturalmente farà anche il discorso a giugno, si pensa, del prossimo anno? Sì, io penso proprio, ti posso dire che mi ha telefonato e che mi... no, scherzo ovviamente, comunque conoscendo un po' come si muove, secondo me ci andrà senza dubbio. Io ti ringrazio, buone feste Fiorello, buone feste musicali. Grazie, certo, sempre.
Allora, Santo Stefano sportivo, con una, naturalmente una via nazionale a Borgotaro vestita in festa, e trovo degli amici. Per esempio qui ho una colonna eccezionale della storia della Valtarese. Allora, caro Alzapiedi, come si sta adesso a passeggiare senza il pallone tra i piedi? Volevo ringraziare, secondo me, il comune, e i commercianti o chi ha promosso questa iniziativa per il paese, perché ieri mi sono reso conto veramente di cosa vuol dire dare un tono natalizio al paese. Infatti, quando sono venuto su in via nazionale, ho visto c'era murato, praticamente sembrava di essere a Cortina o in qualche altra zona turistica molto famosa. E poi tu mi hai fatto una domanda. Come si sta senza calcio? Ma a dire la verità mi manca un po', perché sai, anche oggi sono andato a vedere il secondo tempo dei ragazzi del Borgotaro e purtroppo hanno perso 1-0. La Valtarese ha vinto bene, me lo dici tu, allora sono molto contento. E dico, mi manca, perché avrei voluto dargli una mano, essere lì e dare ancora l'energia per poter magari conseguire qualcosa di positivo e pareggiare col Borretto. Quanto è importante avere due squadre in questo momento che ci rappresentano in prima categoria? Ma anche oggi, voglio dire, vediamo lo stadio pieno, e questo è importante. Ci riporta un po' indietro nel tempo, quando la Valtarese era sola, ma catalizzava tanti interessi. Averne due è meglio che una, come diceva la pubblicità. Sì, indubbiamente avere due squadre è bello. È bello da una parte, ma è deleterio dall'altra, perché sicuramente c'è una dispersione di forze e di valori, perché magari qualcuno che gioca nel Borgotaro o viceversa nella Valtarese, messi insieme potrebbero magari fare una squadra più forte, però è chiaro che poi quelli che non giocano alla lunga si stancano, ecco che si formano nuove società e c'è sempre una dispersione di valori, perché possiamo parlare di questo facendo riferimento a Compiano, Bardi, Bedonia, Albareto, insomma. È bello far giocare tutti, però è chiaro che in un contesto così piccolo come qui la nostra Alta Valtaro c'è sicuramente una dispersione di valori che non ci sarebbe se le forze migliori venissero radunate in una squadra titolata per competere magari in un campionato di promozione o di eccellenza. Ecco, come ultima domanda è questa, molto semplice. Ecco, quest'anno direi che sta facendo un campionato strepitoso Marcello Gazzola, che per noi è un orgoglio. Ecco, naturalmente ognuno di noi, quando vede la partita, vede un Borgotarese in campo, qualcosa si sente. Sicuramente fa piacere pensare che un nostro amico, un ragazzo qui di Borgotaro, ci rappresenta nel campionato di Serie A, che è un campionato importante. Voglio dire, ok, non siamo a livello della Liga Spagnola o del campionato inglese, perché qualche anno fa li battavamo tutti, però sempre un bel livello, anche se magari il Sassuolo non è la Juventus o non è il Milan, però ragazzi, in Serie A come ha giocato Marcello mi pare che ci abbia giocato in pochi o quasi nessuno. In Europa nessuno. In Europa nessuno, tra l'altro ha giocato la settimana scorsa allo stadio là dell'Atletico Bilbao, e non come me o come altri ragazzi di Borgotaro che siamo andati a giocare a Medesano o a Fontanellato o a Correggio. Ecco, qui abbiamo naturalmente un personaggio che rappresenta proprio lo sport, dal tifo per il vecchio Milan, non so se sei rimasto ancora milanista o meno, tifo spietato sulla Valtarese, nel senso che guai chi gliela tocca, anche un po' per Borgotaro, no? Sì, beh, logicamente sono molto contento per il fatto che comunque ci sono due squadre che si stanno comportando veramente molto bene nel campionato di prima categoria, e secondo me questo deve essere un orgoglio per il paese, ecco. Ecco, come diceva Roberto, sarebbe meglio averne una proprio al top, oppure va bene anche così? Ma secondo me sarebbe ora che si cominciasse a fare seriamente, anzi a portare avanti seriamente il discorso che era stato intavolato qualche anno fa, quello della fusione delle due squadre, ecco. Bene, a livello invece di Marcello penso che sia un orgoglio per tutti noi, no? Assolutamente sì, è un ragazzo che conosco, è un ragazzo molto umile, serio, e penso che meriti i risultati che sta conseguendo lui personalmente per la sua carriera, ma anche con il Sassuolo. Bene, io ti ringrazio e naturalmente buon Santo Stefano, ciao.
Girovagando in questo on the road per Borgotaro, in questa affascinante via nazionale, trovo un vecchio amico calcisticamente e non invece di età, è l'amico Luisi, che tante calci al pallone ha dato qualche anno fa. Ecco, c'è qualche differenza tra il nostro calcio, io venivo a vedervi, tu giocavi, oppure c'è solo questione di atletica di mezzo? E beh, adesso è cambiato il calcio, praticamente una volta c'era solo la Valtarese nella Valle e poi in un secondo tempo il Bedogna. Adesso ci sono molte squadre perché anche tanti ragazzi giocano a calcio, invece una volta c'era più selezione, le giovanili erano composte da 3 livelli, allievi, giovanissimi e juniores, che dopo passavano in prima squadra. E quelli che non riuscivano a giocare dopo sono andati, hanno dirottato nelle altre squadre. Però il livello, secondo me, adesso sono più allenati, corrono di più. Però il divertimento c'era più prima, secondo il mio punto di vista. Anche la te dico bene a livello di tecnica, perché c'era meno pressing, ma io vedo anche in Serie A, adesso vengo appena adesso dalla, che ho visto la partita, io sono bolognese, Bologna-Empoli, ma è stato uno schifo. Al Dallara secondo me è un fischiato, perché non si può andare allo stadio, pagare certe cifre e vedere questi spettacoli. E penso che sia caduto in basso anche il livello qui, a livello provinciale e regionale. Ecco, ti chiedo, 2 squadre di Borgotaro fanno bene o così e così alla cittadina? Fan bene, sai, sono ragazzi che vogliono giocare, sarebbe meglio avere una squadra forte, ma d'altronde i ragazzi, vedi bene anche Verona, cioè Chievo e Verona, anche se è una città più grossa, però Borgotaro, quei ragazzi, già ai miei tempi c'era l'Audax e la Valtarese, che adesso tra l'altro giocano nella stessa categoria. Certo, se magari ci fossero 5 giocatori buoni da una parte e 5 dall'altra, riuscissero a fare una squadra più forte, sarebbe meglio, perché si va in categoria superiore. Ma non nulla toglie che ci stanno tutte e due, se hanno la possibilità di farlo. E noi ti ringraziamo, ti auguriamo un buone feste. Ciao. Ciao. Abbiamo incontrato Marco Biasotti, Borgotaro Calcio, Borgotaro Calcio, e naturalmente ti chiedo una cosa, soddisfatto, no, del campionato che state facendo per il momento? Sì, molto soddisfatto, perché è un gran gruppo, siamo appena saliti dalla seconda categoria e stiamo affrontando un buon campionato, e comunque diamo testa a tutte le squadre, sia più forti che meno. Ecco, qual è la partita che forse avete gettato un pochettino via? Secondo me la partita che abbiamo più gettato via è quando vincevamo 2-0 col Felino e abbiamo fatto 2-2 a fine partita. 2-2. Però vi aspettavate con questa somma di punti? No, sinceramente no, essendo salito da una categoria inferiore, no. Però stiamo facendo, secondo me, un ottimo campionato. Ecco una cosa, io ho notato e l'avevo previsto già a maggio, che avreste portato sia voi che la Valtarese un sacco di persone in più allo stadio, e puntualmente verificato. È vero, anche quello, anche il paese sta seguendo non solo la Valtarese ma anche il Borgotaro, tutte e due le parti. Ecco, un augurio di buone feste speciali a chi lo vorresti fare. Calcistico, I miei compagni di squadra e ai cugini rivali, anche a tutte e due, dai. Ecco, questo ti fa particolarmente onore. Sì. Io ti auguro buone feste e buon divertimento. Ciao. Un interlocutore più sportivo di così non potevamo incontrare. Allora, cosa vogliamo dire dello sport di quest'anno, di questo fine anno? Beh, io non parlo molto del pallone, che so che qua va per la maggiore, non sono molto vicino alla realtà, diciamo, calcistica della zona. Io posso parlare più del discorso del fitness e dell'attività in generale, proprio per il benessere. Il mio augurio è sempre quello che nell'anno nuovo, il 2017, ci sia tanta gente che si avvicini anche nuova a fare attività fisica in palestra, o che sia corsistico, comunque sport in generale, perché ovviamente è lo sport che dà, diciamo, lo sport è vita, lo sport è benessere, e quindi sarebbe molto importante un aumento, diciamo, di affluenza nel mondo dello sport. Ecco, visto che è emerso da queste interviste che
Borgotara ha due squadre in prima categoria. C'è chi è naturalmente favorevole a due squadre, chi invece sarebbe favorevole a una, ma più forte potenzialmente. Tu da tifoso? Ma sì, io ripeto, non è che sia molto vicino alla realtà calcistica, posso dire che forse avendone una magari avrebbe forse più possibilità, diciamo, di ambire a dei successi, ambire a categorie più alte. Si dice che l'unione fa la forza, forse anche in questo caso potrebbe farla. Ecco, il calcio sospende tra pochissimo, per un mese circa. La palestra non sospende mai. No, la palestra non sospende mai, ovviamente noi siamo sempre aperti e aspettiamo ovviamente la gente per allenarsi, per seguirli e dare la nostra professionalità per il raggiungimento dei loro obiettivi. Ecco. Un augurio sportivo di buone feste, a chi vogliamo farlo? Ma lo facciamo a tutti gli abitanti della Valtaro, a chi segue il mio amico Giovanni in televisione tutti i lunedì, e quindi vi ringrazio e buone feste a voi. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Cresci Vano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro, la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro, telefono 0525 97447. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna, la meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzione in via Pieve a Borgo Val di Taro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96627, cellulare 338 9676 980. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 825117 oppure 0525 825145. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 757200. Moda In, eleganza nel vestire,
grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgo Taro. Colpo grosso in Via Nervesa 15 a Borgo Taro. Borgo Video in vantaggio coi prezzi. Per chiusura locale, vendita promozionale, sconto 60%, sino ad esaurimento sconti. Il tuo film preferito ora costa quasi nulla. Borgo Video, Via Nervesa 15 a Borgo Taro. Per informazioni, telefono 0525 91 6200. Autoscuola Borgo Tarese di Melei Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgo Tarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Val di Taro, 0525 920068 il telefono. Pellets di primissima qualità, Bio Pellets, produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di dicembre a euro 4,14 al sacco di chilogrammi 15. Il professionista del legno, Centro Legno Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5, Borgo Taro. Ricordo che sono gli ultimi giorni per prenotare un mega galattico cenone di San Silvestro con tanta musica, tanto divertimento presso l'osteria Pontelecca, località Pontelecca tra il comune di Bardi e il comune di Bedonia. Prenotate in fretta il vostro cenone dunque all'osteria Pontelecca. Bar Odissea a Borgo Taro per vivere l'emozionante arrivo del nuovo anno, sabato 31 tutta la notte sino al cappuccino e brioche con tanta musica con DJ Ruggeri. Inizia con noi la festa, un'avventura meravigliosa. Siamo qui in una serata fantastica in attesa delle festività naturalmente natalizie con l'amico Vassile, giusto? Sì. Del Valgotra, in questo momento sei in ferie perché non si gioca. Esatto. Ecco, vogliamo analizzare un attimino questo inizio di stagione, questo girone di andata? Ma guarda, il girone di andata è stato per noi abbastanza difficile, anche perché siamo partiti subito con una mentalità giusta e siamo partiti proprio, diciamo che mentalmente eravamo convinti di fare bene per tutta l'andata e anche il ritorno, però ovviamente poi c'è stato un calo, non so se mentale della squadra o fisico, sicuramente sarà stato qualcosa di mentale, che abbiamo perso una partita non meritata e da quella partita lì è andato tutto un po' male. Ecco, non può essere che un inizio così scoppiettante vi abbia condizionato poi nel proseguo del campionato? Può essere anche quello, infatti ripeto, siamo partiti con la testa decisamente convinta di fare bene anche quest'anno proprio in generale, e può essere influenzato anche dal fatto che siamo partiti proprio con quella mentalità. Ecco, più facile quest'anno o più difficile quest'anno rapportato allo scorso anno? Ma per come la vedo io è un campionato più equilibrato, penso, e poi tutto da vedere nel girone di ritorno. Ecco, le squadre, si è già delineato una classifica, secondo te il Fornovo ce la può fare a recuperare questo piccolo svantaggio che è dovuto all'inizio davvero poco brillante? Ma il Fornovo, da quello che ci abbiamo giocato, abbiamo giocato penso per un po' alla pari, ma poi sotto il punto di vista forse fisico o mentale hanno fatto di tutto e ci hanno battuto. Penso che si riprendano, perché hanno anche una bella squadra e chi lo sa. Ecco, cosa vogliamo promettere sotto le feste di Natale per il girone di ritorno agli amici del Valgotra? Ma è un patrimonio di tutta l'Alta Valtaro, il Valgotra come il Bedonia, la Valtarese, il Borgotaro, eccetera, eccetera. Con piano. Vabbè, speriamo che comunque quell'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime partite svanisca e ricominciamo come abbiamo cominciato il campionato, questo lo dico per noi e soprattutto anche per altre squadre che hanno iniziato anche loro bene, poi alcune non ce l'hanno fatta continuare, vediamo.
Qual è il reparto che magari in questo momento soffre di più da voi? Difesa, centrocampo, attacco? Ma forse la difesa, anche per i vari infortuni, ci sono stati 2 o 3 infortuni che hanno condizionato molto anche le scelte del mister, quindi speriamo che adesso si riprendano tutti e facciamo un bel girone di ritorno. E sotto le feste di Natale, naturalmente, penso che gli auguri sportivi più belli possono essere fatti da uno dei migliori numeri uno della provincia di Parma e non solo, l'amico Salmo Algrilli. Auguri di buon Natale e buone feste a tutti. Ecco, tu come li passerai? Ti chiedo solo, lasciamo perdere lo sport una volta tanto, come li passerai in famiglia? Andrai via con i tuoi amici? Andrò via con i miei amici, andiamo a fare Capodanno a Firenze e speriamo di divertirci. Hai già architettato tutto? Sì, sì, già prenotato tutto. Bene, allora ti faccio tanti auguri sportivi e non. Grazie mille, anche a voi. Ti ringrazio, hai visto che era promesso di... Allora, nel nostro girovagare, durante le nostre festività di Natale, abbiamo incontrato l'allenatore del Borgo Taro, che ultimamente ha magari qualche sassolino nelle scarpe, perché l'ultima partita penso l'abbia digerita male. Beh, domenica veniamo da una sconfitta orribile, orribile per come è venuta, perché abbiamo giocato contro una squadra, sì, che aveva bisogno di punti, veniva da qualche sconfitta, però abbiamo giocato con una squadra che sulla carta ha poco da dire. Noi siamo riusciti a fare una figura veramente molto brutta, infatti ieri sera negli spogliatoi c'era qualche tuono che mi sembrava giusto anche richiamare i miei ragazzi dopo il buon inizio di stagione, dopo quello che si è fatto eccetera. Una prestazione del genere io non la digerisco, e quindi ieri sera ci siamo ben spiegati e secondo me è servito. Ecco, gli amici di Borgo Taro dicono: ma il Borgo Taro gioca bene, ha fatto dei risultati eccezionali, anche perché le prospettive erano, magari erano diverse, però troppi squalificati, troppi. Tu come rispondi? No, squalificati no, la coincidenza ha voluto che l'ultimo turno avessimo tanti ragazzi con delle ammonizioni e sempre per coincidenza hanno preso la 5ª ammonizione 3 o 4 giocatori in una partita. Però per quest'anno di squalifiche eccetera c'è stato un episodio, quello di Bongi penso, di espulsioni dirette penso solo quella, e di Claudio Scarpenti l'ultima partita con una parolaccia l'arbitro da regolamento l'ha espulso. Però io penso che i miei ragazzi abbiano avuto tutto sommato una condotta più che esemplare durante l'anno. Ecco, il 15 gennaio si torna in campo, si torna in campo e si fa sul serio, perché adesso non ci si può più permettere. Ti garantisco che per le vacanze di Natale, con i richiami eccetera, li carico come delle molle, perché gli ultimi passi falsi mi hanno fatto scattare una rabbia, una cattiveria dentro, agonistica, che era un po' che non avevo, e quindi sicuramente i richiami serviranno per ricaricare le pile. Ripeto quello che ho detto prima, abbiamo fatto un inizio di stagione buono, non vorrei che dopo, durante l'anno, quando fai bene tutti dicono bravi ragazzi, bravi, che ci sia stato un pochino di assuefazione, e non ci deve essere, perché nessuno ti regala niente in questi campionati, anche se sono di medio livello o basso livello come considero io, però ci deve essere più cattiveria, più impegno durante la settimana, più attenzione nelle cose che si fanno, e bisogna riprendere il cammino. Non che dobbiamo vincere il campionato, ma sicuramente non fare queste figuracce che ultimamente, come quella di domenica in cui siamo incappati. Il nostro, cioè il Borgo Taro è diverso, via, non è quello di domenica, io lo so, e farò di tutto, ti garantisco, per far sì che questi ragazzi nelle ferie di Natale ritrovino la condizione, lo spirito giusto e anche le nostre catene di gioco, il nostro sistema di gioco. Bene, come ultimo ti chiedo, sotto l'albero della tua squadra vorresti, come desiderio? Vorrei, no, io a parte qualche volta che mi arrabbio quando non c'è la prestazione eccetera, però io mi devo ritenere soddisfatto di questi ragazzi. Facevo un paragone anche con il mio direttore generale l'altra settimana, quando siamo andati a Felino a giocare. Vincevamo 2-0 contro una squadra che mensilmente retribui, questa squadra percepisce ma dei rimborsi spese, adesso io non so le cifre, ma stellari. Quindi
stiamo facendo qualcosa di più che buono, considerando il disagio che abbiamo per gli allenamenti, per il clima, eccetera, rispetto a delle strutture come hanno in pianura con molti più vantaggi, sicuramente stiamo facendo qualcosa di buono. Però non basta, io non mi accontento, quindi bisogna sempre migliorare, bisogna impegnarsi e riprendere la carica che avevamo le prime 10-12 giornate del campionato. Bene, in bocca al lupo. Grazie. Buona festa anche. Buone feste. E no, colgo l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutti i componenti della società, a tutti i miei ragazzi e a tutti gli sportivi di Borgotaro e delle nostre zone. Auguri a tutti. E sempre in questo percorso ho incontrato l'amico Piero, che ringrazio come Paolino per essere spesso presente nella trasmissione. Bene, ti chiedo, questo finale non è stato troppo positivo per voi? Nelle ultime 6 partite mi sembra abbiamo fatto solo 6 punti e quindi siamo un po', diciamo così, in calo come rendimento. Chiaramente sono contento, cioè all'inizio campionato i punti che abbiamo adesso le avrei accettate, avrei firmato subito per avere 23 punti, però questi punti sono stati fatti, diciamo, nella prima parte del campionato, mentre adesso, come ho detto prima, siamo un po' in calo, quindi mi aspettavo di arrivare qualche punto in più visto la prima parte della stagione. Ecco, in questo riposo che è abbastanza lungo, quasi un mese, farete qualche amichevole? Avete già... Sì, stiamo programmando un amichevole e poi il mister ha già fatto, abbiamo fatto proprio poco fa i programmi per fare allenamenti abbastanza intensi. Ecco, cosa è dovuto secondo te, ecco, questo calo, che atleticamente sono tutti ragazzi giovani, non può essere un calo atletico? No, secondo me è più un calo di testa, ci siamo trovati in una posizione di alta classifica, probabilmente qualcuno, diciamo, l'ho detto anche ieri sera negli spogliatoi, si è un po', tra virgolette, montato la testa e in certe partite come quella di domenica siamo stati poco umili e in questo campionato, la prima categoria, se non ci sei al 100% paghi dazio. Ecco, qualche nervosismo di troppo lo noti nella tua squadra oppure pensi che quello sia tranquillamente nella norma? No, perché abbiamo avuto 2 espulsioni dirette, gli altri sono stati tutte ammonizioni, altre 2, diciamo, squalifiche sono state per somma d'ammonizioni di 2 difensori, ci può stare, ecco, perché nel calcio di adesso basta un piccolo fallo e vedo che ti ammoniscono subito, quindi grosso modo siamo nella norma, non siamo... Devo tirare un po' l'orecchio al mio mister perché a volte lo riprendo spesso, è ancora molto giocatore, qualche volta esagera un po', però è nel suo carattere e questo ci sta, dai. Visto che terminiamo sempre con questa domanda, sotto l'albero della tua squadra vorresti in queste feste? Sotto l'albero della mia squadra? Dei desideri sarebbe quello di arrivare alla salvezza senza fare i play-out. Questa è la mia aspirazione massima per quest'anno, di fare un buon campionato. Ecco, per quanto riguarda la salvezza, quale può essere le 2 o 3 squadre che vi possono creare qualche problema? Beh, io di quelle che abbiamo dietro sono sicuro che Sorbolo e Real Sala non rimarranno lì, quindi dobbiamo fare la corsa sulle restanti, perché per me Sorbolo e Real Sala hanno giocatori superiori alla media di questo campionato. Bene Piero, tanti auguri e buona grazie festa. Tanti, ciao. Tanti auguri a te, un saluto dalla Michelle. Michelle, dove sei? Saluta Michelle. Ce lo fai un saluto. Sempre nei nostri incontri natalizi devo dire che siamo andati a trovare stavolta a casa sua, non è lui a venire da noi, ma siamo noi a andare da lui, l'amico Paolino, ultimamente che sei mancato un po' in TV, cos'è successo? No, un po' di influenza, un po' di raffreddore, allora bisogna curarsi. Poi se si vuole continuare bisogna essere in forma. Non è che la moglie adesso ultimamente ti sta frenando un po' questo... Non c'è problema, no problem. No problem. Allora parliamo seriamente di calcio, sì, è finito il girone di andata per quanto riguarda tutte le nostre squadre di montagna, direi che ne è uscita bene la Valtarese, ne è uscito bene anche il Borgotaro, magari queste ultime partite un po' così, direi è andato anche bene il Valgotra, benissimo il Bedonia e anche il Compiano e direi eccezionale a mio avviso il Bardi. Sì. Lo vedi?
Beh, tutte le squadre di montagna, le ultime che ci sono rimaste, diciamo, perché se andiamo, so che hai fatto la telecronaca di tutte le mancanti. Se andiamo a vedere tutte le squadre che c'erano iscritte ai campionati di FIGC, voglio dire, ne mancano la metà, ma da un modo tutte quelle che ci sono si stanno ha fatto per adesso veramente un buon campionato tutte, dal Bedogna al Compiano, al Bardi, anche al Solignano, anche se non è proprio montagna, diciamo, però tutte le squadre di montagna si sono comportate veramente bene. Il problema adesso è che se arriva l'inverno, Chidagnetri allenarsi è molto tosta. Il problema è veramente è il clima che limita anche gli allenamenti, perché fare allenamento quando c'è la neve, c'è meno 3, meno 5, comporta dei problemi. Adesso bisogna vedere nell'inizio del ritorno in che condizioni saranno le squadre di montagna. Secondo me il problema è tutto lì, perché altrimenti le varie squadre, da quello che si sente via, sono tutte squadre che ci tengono, hanno gruppo affiatato, che questo è molto importante, però secondo me il problema è che inverno verrà fuori e condizionerà gli allenamenti, secondo me. Ecco, una sosta di circa un mese per quanto riguarda la prima categoria e un po' di più invece per le altre, perciò troppo lunga o... Ma sì, insomma, sempre i soliti ragionamenti, voglio dire, quando inizia a fare il ritorno, voglio dire, c'è una sosta, poi bisogna vedere, sai, si ricomincia a gennaio, bisogna vedere come l'ha l'inverno, perché se nevica, si rimane ancora, la sosta viene ancora più lunga, perché chi da Chidagnetri, sai, gli ultimi anni, gennaio e febbraio, gli sta abbastanza accettabile, ma se viene l'inverno davvero ci sono una sosta veramente lunga, molto più lunga, allora sai, il problema è sempre lì, da quello che vedo io è sempre stato così, anche negli anni indietro, cioè, il problema è sempre stato questo che... Ecco, ti aspettavi in terza categoria un Compiano sotto il Bedogna? Ma sai, il Compiano ha avuto come dire, un po' di sfortuna nel senso degli infortuni, poi un po' di ingenuità da parte di alcuni giocatori, vedi le squalifiche, vuole dire, però insomma la partita ancora, il campionato è ancora tutto aperto, poi hanno, da quello che mi hanno detto, hanno preso un giocatore Dorà, che poi quando potremo parlarne diremo del Dorà acquistato dal Compiano, che ha rinforzato veramente la squadra, secondo me, perché da quello che sento è un giocatore che può giocare in vari ruoli, e parleremo del Dorà di 100 anni fa, di quello che ha fatto la leggenda di quel Dorà là, e allora Compiano è ancora in gioco per vincere il campionato, poi ancora in Coppa, è tutto da vedere, ecco, tutto da vedere. C'è due chance, la Coppa o il campionato. Non vanno dimenticate le terre alte, gli sforzi che fanno per riportare agli antichi splendori la loro squadra, con un campo che è il più bello in assoluto, struttura fantastica, ma che hanno ultimamente perso alcune partite che magari non dovevano perdere. Eh beh, il Bercetto adesso si chiama Terre Alte, è una delle squadre insieme al Bedogna di tradizione, diciamo, più lunga, poi ha sempre fatto dei campionati ad alto livello, sia in prima, voglio dire, sai, anche il Bercetto è successo quello che è successo a Bedogna e quello che è successo alla Valtarese lì appena finito guerra, vuol dire mancanza di dirigenti, è il problema, insomma, sempre lì, perché i giocatori poi alla fine ci sono, anche a Bercetto è un paese che ha sempre sfornato fuori di giocatori, che è sempre stati giocatori, gli ultimi anni non lo so perché
io sono, mi sono un po', come dire, un po' distaccato dal calcio per varie motivi. I setti, naturalmente, però, i cavazzini, eccetera, eccetera, ci sono stati. Qui da noi sia Berceto sia Bedogna sempre, sono sempre stati veramente giocatori bravi che potevano anche giocare in campionati superiori. Ora, la tradizione c'è, la voglia c'è, bisogna vedere che società hanno riuscito a allestire dietro alla squadra, che sai, il problema è sempre lì, che dirigenza c'è, quanti soldi puoi disporre, perché oltre ad avere l'impegno dei dirigenti, ci vogliono, anche se non paghi nessuno, ci vogliono anche dei soldi. Allora, insomma, però, insomma, il Berceto con l'impianto, con la tradizione che ha, deve ritornare come era una volta, così anche il Bedogna, ecco. Paolo, per chiudere ti chiedo questo: sotto l'albero dello sport, come desiderio, cosa vorresti vedere? Che sport vorresti vedere nel prossimo anno? Sport, tutti gli sport vanno bene, sia sport di squadra, sia sport di squadra, sia sport individuale. Sport di squadra è molto più complicato che sport individuale, tutto dipende sempre dai soliti ragionamenti. Che volontà c'è, che forza c'è dietro ogni società, dietro ogni squadra. E vorrei vedere più squadre nella montagna come era una volta, perché se vai indietro nel tempo c'erano almeno il doppio di squadre iscritte ai campionati di FIGC. C'è da lavorarsi, però secondo me qui da noi venirà sempre più dura, perché fare il dirigente al giorno d'oggi è molto... come fare il commerciante, insomma. Sì, anche fare il commerciante al di in più la dura, in ancora capì, voglio dire, perché i problemi sono sempre i soliti, come erano 30 anni fa, sono ingigantiti, e lo stesso è nello sport, voglio dire, i problemi, sai, avere la responsabilità di tirare fuori i soldi e di avere la responsabilità anche di organizzare, di andare in campo, di pulire e spogliare, insomma, è una bella responsabilità, e saranno sempre più problemi a trovare questa gente che è disposta a perdere tempo e a perdere soldi. Bene, buone feste Paolo. Grazie. Ci vediamo in studio. Sì, dai, poi parliamo un po' di altre cose. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco. Le nostre carni sulle tavole di tutti noi. Carni nostrane certificate, carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni.
nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. Pace di Cresci Abbigliamento, la tradizione che dura nel tempo. Nuove proposte, cerimonia sposi, uomo, donna, abiti su misura, il tutto personalizzato, sino alla taglia 64. Grandi firme come Santoni, Luigi Bianco, Orciani, Juvetica. Space di Cresci Abbigliamento a Borgo Valditaro, in via Mazzini 18, con telefono 0525 90309. Quando vestire è importante. Gioielleria Romano Abedonia è sinonimo di professionalità, esperienza e qualità. Rivenditore ufficiale di gioielli firmati BBG, Leo Pizzo e Comete per garantire la più assoluta qualità di brillanti e pietre preziose e diamanti da investimento. Concessionari di orologio Philip Watch, Breil, Guess, Citizen, Seiko, Festina. Da Gioielleria Romano puoi inoltre trovare articoli fashion delle ultime collezioni firmate Boccadamo, Ottaviani, Rebecca, Nomination, Broadway e i famosi bracciali in argento componibili firmati Charmant con il primo ciondolo in omaggio. Gioielleria Romano offre anche una vasta esposizione di articoli per la casa nell'esposizione di fianco al negozio. Gioielleria Romano a Bedonia. La grande esperienza e professionalità dell'ottica spagnola di Abedonia, Pontremoli, Villafranca, vi offre una vastissima gamma di montature made in Italy. Firme del momento, il tutto con le migliori garanzie, soddisfatti o rimborsati. Con le lenti Zeiss made in Germany vedrai cose che non hai mai visto. Opportunità Ray-Ban, occhiali da vista a partire da 199 euro. Proteggi la tua vista e migliorala. Ottica Spagnoli Abedonia la trovi in via Garibaldi 62 con telefono 0525 82 4007. Centro Polivalente Atlantide a Bedonia in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedonia. Dalle antiche tradizioni della nostra montagna rinascono le torte di verdura come facevano una volta le nostre nonne. Da qui nasce il nome del negozio della nonna, a Bedonia. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della nonna, inoltre, è anche pasta fresca con tortellini, anolini, pansotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna, Bedonia. Quanta fatica devi fare per bere un bicchiere di acqua buona? Con EcoPiù risparmi fatica e tempo. Pratico, semplice, conveniente. Acqua non filtrata. Acqua effetto doccia. Acqua filtrata direttamente dal tuo rubinetto. Tutta l'acqua che vuoi a soli 10 centesimi al litro. Offerta lancio 98 euro. www.ecosrl.it. Centro Legno di Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5 a Borgo Valditaro, 0525 920068, il telefono. Pellets di primissima qualità, Bio Pellets, produzione austriaca, certificato A1. Prezzo promozionale per tutto il mese di dicembre a euro 4,14 al sacco di chilogrammi 15. Il professionista del legno, Centro Legno Squeri Carlo Alberto, via De Gasperi 5, Borgo Taro. Ricordo che sono gli ultimi giorni per prenotare un mega galattico cenone di San Silvestro con tanta musica, tanto divertimento presso l'osteria Pontelecca, a località Pontelecca tra il comune di Bardi e il comune di Bedonia. Prenotate in fretta il vostro cenone dunque all'osteria Pontelecca. Bar Odissea a Borgo Taro per vivere l'emozionante arrivo del nuovo anno, sabato 31 tutta la notte sino al cappuccino e brioche con tanta musica, con DJ,
Ruggeri. Inizia con noi la festa, un'avventura meravigliosa. E nel nostro percorso durante le feste di Natale abbiamo incontrato anche l'amico Derek, che ultimamente è un po' riluttante a venire in studio, trova qualche scusa di troppo. Allora io sono andato sul punto di lavoro. Quali scusanti abbiamo adesso? No, perché volevo venire con calma con l'anno nuovo. Magari cambiano un po' di cose, preferisco venire con l'anno nuovo a parlare di cose un po' più positive, ecco. Mi sono tirato un po' fuori. Come mai questo momento, voi ci contavate insomma di terminare il girone d'andata al top, no? Invece avete un antagonista locale che per il momento vi sta davanti, il Bedonia. Eh sì, no, bisogna fare i complimenti perché dopo un girone di andata poi i numeri parlano chiaro e quindi niente, sono la squadra da battere e ci proviamo e come loro ce ne sono anche altre. Noi ci stiamo allenando bene, siamo tutti i giorni praticamente al campo, speriamo di tirar fuori i frutti con l'anno nuovo e di recuperare qualche punto. Ci abbiamo anche la coppa dove ci contiamo molto, dove li abbiamo già affrontati, lì ci è andata un po' meglio a noi e quindi è ancora lunga, lunghissima. Adesso ci riprendiamo bene, poi vediamo un po'. Mi è giunto che avete acquistato un personaggio importante nel calcio locale, no? Un certo Dorà, è giusto? Sì. Sì, Daniel viene a darci una mano. Siamo in tanti relativamente, perché anche adesso c'è chi va via, chi è infortunato di nuovo. Questi qua. Però la rosa adesso sembrerebbe competitiva e Daniel viene a darci una mano, meno male. In un reparto dove siamo un po' acciaccati, quindi va bene. Cosa vi è mancato? Qual è stata secondo te le cose più negative di questo girone di andata? Dove siete mancati di più? A centrocampo, in attacco, in difesa? Ma noi siamo partiti benissimo. Poi abbiamo avuto, ma non è una scusante, è la verità, nel senso abbiamo avuto due infortuni importanti. Che al di là degli uomini presi singolarmente abbiamo dovuto fare anche degli spostamenti, perché chi giocava in un posto ha dovuto andare a ricoprire quello, chi giocava un po' più davanti ha dovuto arretrare. Non è assolutamente una scusante, perché comunque siamo in tanti e bravi. Bisogna magari quelli un pochettino più importanti, un po' più vecchi, e mi ci metto dentro anch'io. C'è sicuramente da fare qualcosina di meglio e stiamo lavorando tutti i giorni, e lo dico veramente, non è tutti i giorni per quello, siamo sempre al campo, proviamo con l'anno nuovo a levarci qualche soddisfazione. Ultima domanda per tutti, allora sotto l'albero, visto che qui c'è qualche albero, c'è cosa vorresti come desiderio per la tua squadra, anche per te stesso? E per la mia squadra, ripeto, di raggiungere quello che ci siamo prefissati, che è lottare fino alla fine e andare avanti in coppa, che ci teniamo tantissimo. E a livello personale io sono contento della mia vita, quindi di continuare a fare quello che faccio. Bene, allora noi ti auguriamo buone vendite, qui un televisore va bene per tutti. Quando vogliono venire i prezzi sono ottimi, prima o dopo le feste, quindi va bene. Caro Giovanni Bonfiglio, se tu on the road a Borgotaro trovi diverse persone che parlano di calcio con te, anche noi qui a Bedonia on the road troviamo qualcuno che vive il calcio a 360 gradi e anche durante le feste natalizie non si ferma e non stacca la spina. Andrea Previ divide la sua vita calcistica, se così lo possiamo chiamare, tra amatori e bedoniese. Se gli amatori hanno da quest'anno festeggiato i 20 anni della loro nascita, sicuramente la bedoniese ha da poco festeggiato il titolo di campione d'inverno. Molti riducono la sfida per la vittoria al campionato finale, quello più importante, quello di maggio, tra Compiano e Bedoniese. Tu però sei un po' più scettico perché vedi l'arrivo di altre squadre come l'Astra e il Sissa. Sì, e anche la Virtus.
Innanzitutto anche perché secondo me le squadre di Parma in inverno sono avvantaggiate, giocano sui campi sintetici, giù non soffrono il tempo, mentre qua in montagna noi soffriamo un sacco il tempo, dove loro qua quando neviga, quando piove, non riesce ad andare a fare allenamento, devi andare a fare una corsa fuori, là possono giocare, hanno i sintetici, possono comunque giocare, migliorarsi tatticamente e tecnicamente, questo noi soffriamo. Comunque però secondo me poi i punti sono pochi, perché ci saranno 4-5 squadre in 6 punti, e quindi secondo me il campionato è ancora riaperto. Secondo me Bedogna ha le potenzialità di vincere il campionato, il Compiano ha fatto una squadra per vincere il campionato, e giù sia il Virtus, Sissa, Astra, sono squadre che all'inizio del campionato puntano a vincere, che hanno proprio dichiarato di voler vincere un campionato, quindi la corsa sarà molto agguerrita. Difficoltà a migliorare tecnicamente e tatticamente proprio nel periodo invernale, come anche diceva Brugnoli poco fa, come riporteremo, come si sentirà nel servizio, vabbè. Però il Compiano si è rinforzato sia tecnicamente che tatticamente con degli acquisti, ha preso Dorà, ha preso Brizzolara, l'ha fatto anche il Bedogna con Mazza, punti come le difese che andavano sicuramente migliorati, ma adesso il Compiano ha un sacco di giocatori. Chi giocherà e secondo te se si rischiano di creare delle gerarchie e dei problemi all'interno dello spogliatoio, visto il numero elevato di giocatori in rosa? Guarda, sicuramente è sempre meglio avere più giocatori forti che avercene meno se volete vincere un campionato. Comunque non penso, perché i giocatori sono esperti e penso che ci sia spazio per tutti durante l'anno, anche perché causa infortuni e poi anche alcuni giocatori per l'età, e saranno tanti infortuni e ci sarà spazio per tutti. Sicuramente Compiano adesso è una squadra ancora più temibile con Dorà. Fortunatamente per le squadre avversarie, sfortunatamente per il ragazzo, comunque ha perso Lombardi, che secondo me era un punto fondamentale in difesa della loro squadra. E a proposito di gestione dello spogliatoio, abbiamo il Borgotaro che prima perde Dorà, ha perso inizio anno appunto Lombardi che si è trasferito al Compiano. Voci di corridoio ci riportano anche di un Ruggeri abbastanza scontento e propenso a lasciare la squadra. Posso dire però che sicuramente Cattani sta facendo un ottimo lavoro per i risultati, perché in 3 anni comunque ha fatto dei grandi risultati con la sua squadra, portandola dalla seconda categoria a metà classifica, in prima categoria a un quarto posto, quinto posto dove adesso. Però è anche vero, sì, molti giocatori si sono trasferiti, però sicuramente il Borgotaro, posso assicurarvi che è una società seria, molto preparata, e quindi se qualche giocatore andrà via, non so i motivi, non posso sapere io i motivi, però comunque saranno rimpiazzati con ottimi acquisti. O con giocatori del vivaio, che erano del vivaio, adesso comunque giocatori del vivaio che possono prendere dalla Valtarese, che sono all'altezza di affrontare una prima categoria. Borgotaro, società seria, come lo è altrettanto Cattani, ha sempre ribadito: non importa se qualche mio giocatore sta fuori per squalifico o per infortunio, è una rosa talmente profonda che può comunque compensare anche mancanze di questo tipo. Cattani, come ha detto Andrea, ha fatto un ottimo lavoro fino ad ora, vediamo se il proseguo del campionato dirà lo stesso e se potremo parlare di un derby di ritorno ancora con la Valtarese, ancora che li vede in vetta alla classifica, e magari riportare lo stesso medesimo buon lavoro fatto finora anche a maggio, anche per loro. E a proposito di gente che vive il calcio a 360 gradi e non stacca neanche nel periodo natalizio, abbiamo Antonio Grillo che allena sia il Bardi e gioca con voi negli amatori. Ma è vero che è tanto bravo da allenatore quanto lo è ancora in campo nonostante l'età? Beh, guarda, allenatore col Bardi sta facendo dei risultati incredibili, perché è una squadra da salvarsi, anche lui mi sa che è terzo, comunque è in alto. Negli amatori penso a una tecnica che ce l'hanno in pochi, e penso che tecnicamente è uno dei più forti ancora a 40 anni. Beh, comunque la nostra squadra di amatori tecnicamente siamo molto forti, e infatti erano giocatori che tempi indietro giocavano in categorie alte. Speedy Car Autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24/24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Valditaro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Supermercato Metà, via Europa 1, Bedogna.
Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole, il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albareto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi. La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Valditaro, telefono 0525 97447. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Valditaro in Piazza della Legna, la meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Valditaro. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che arrivano al 65%. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzione in via Pieve a Borgo Valditaro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna, macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 5117 oppure 0525 82 5145. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Ponte Lecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Ponte Lecca, frazione Ponte Lecca di Bardi, via Ponte Lecca 60, con telefono 0525 75 7200. Moda In, eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgotaro. Colpo Grosso in via Nervesa 15 a Borgotaro. Borgo Video in vantaggio coi prezzi. Per chiusura locale, vendita promozionale, sconto 60%, sino ad esaurimento sconti. Il tuo film preferito ora costa quasi nulla. Borgo Video, via Nervesa 15 a Borgotaro. Per informazioni, telefono 0525 91 6200. Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Bene, io direi che questa sera avete potuto constatare che è un programma stato molto diverso da quello classico di Punto Sport. Spero sia stato di vostro gradimento, se non altro un pochettino magari meno monotono, può darsi, del solito, in quanto gli ospiti in studio magari sono gli stessi. Qui invece abbiamo fatto una carrellata di tantissimi ospiti con tipologie di sport diverse. Ognuno ha detto la loro e mi auguro che alcuni di questi che magari non sono mai stati ospiti qui direttamente in studio possono venire a trovarci con il nuovo anno. Vi rinnovo naturalmente l'invito al prossimo Punto Sport e buon anno, questo è l'augurio che RTA nel suo complesso di redazione Punto Sport e non solo vi augura appunto. Divertitevi anche con lo sport però.